Aldi Giovani, buongiorno, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale, bentornati, anzi, benvenuti nel mondo Discard. Oggi andiamo a testare il Discard bello, vero, proprio, completo, no? Con l'innesto dell'ultima carta delle spot di sto mese, ovvero Proxima, che fatemi sapere se vi piace, posso dire che a me sta piacendo veramente tanto. E tra l'altro vi ricordo che pomeriggio saremo in live per testarla ancora di più, farci due risate e scalare ancora di più queste cazzo di Infinite. Quindi, se siete interessati, volete fare un salto, qui sotto ci sono tutti i link inerenti, compreso Instagram, in cui ci saranno gli orari delle live. Mazzo di oggi. Questo qui. Eccolo. Il mazzo di oggi, io già vi pongo subito una domanda. Dopo che, ovviamente, avrete visto i game, e dopo che, ovviamente, avrete tirato due somme, ma secondo voi è meglio questo discard qui oppure il discard bello statico che è sempre stato tale con la Chavez prima del rework? Questa non lo so perché penso queste cose, fratello. Sarà perché sono una mente pensante, non lo so. Comunque, il mazzo di oggi c'ha Collector, c'ha El Carrier. Collector si può ovviamente buffare con gli Swarm, si può buffare con l'Apocalisse, si può buffare con l'Elicarrier. Cosa molto importante di questo mazzo, raga, attenzione a Modok di turno 5. Perché se noi abbiamo l'Elicarrier di turno 5 facciamo Modok, poi il turno 6 Dracula potrebbe essere molto semplicemente inutile, perché avremo il refull di Elicarrier in mano e quindi Dracula potrà prendere qualsiasi carta e sicuramente non prenderà l'Apocalisse, dai. Quindi state molto attenti a sta cosa. Andiamo. Ok, ci siamo. Vado. Bene blu. Molto bene, mi fa piacere. Forse è un problema se è blu, sai, frate. Forse è un problema. Blade me lo tengo. Sì, me lo tengo, Blade. Ok. Discard, sì. Discard. È proprio un discard dell'X23, vero? Molto bella questa cosa. Molto bella questa cosa. Io farei Morbius al centro. Fare Morbius al centro e basta. Ok, Forge. Dammi qualche carta che posso scartare con Blade, frate. Vortice nero. La location nuova. Ok, sì, metterei Collector, metterei... Non posso fare Blade. Non posso fare Blade, va bene. Vabbè, andrei a giocare Dracula sul campo. Per forza. Me la dai adesso, Apocalisse, vero? Me la dai adesso. Però si potrebbe pensare di fare Modok turno 5. Ok. Va bene, Deadlock. Così mi rimangono solamente gli Swarm e Apocalisse. Capito? Ok. Tutte e due non sono andate su Wakanda, frate. C'è un problema di fondo in tutto ciò. Molto bella questa cosa, sai? Di snap, frate, sai? Onesto. Di snap. Ora, a meno che il vortice non gli dà un altro Knull, frate. Non lo so io. Anche perché poi l'idea sarebbe quella di mettere uno Swarm a costo zero sul vortice. E ci deve dare una carta buona, frate, dai. Abbiamo una carta buona. Poi, cioè, con la fortuna che ci abbiamo, sicuramente farà coso. Ci darà Destroyer, distruggerà Dracula e sarà tutto inutile. E vai al centro, frate. Perché? Perché si è scartato con nulla? Non lo so. Onesto, io non lo so. Oh, che bello infinato. Guarda che se è bello. Distruggili qualcosa di bello. Così, per il meme. Detta, tipo. Molto bella questa cosa. Vabbè, vinta. E già abbiamo capito l'andazzo. Guarda tu che se non mi avesse messo in finale avremmo perso. Ma guarda tu. Victory. Ma guarda tu. Però dai, raga, un po' di fortuna ci vuole certe volte, capito?
Vuole anche un po' di fortuna per vincere qualche game qui su Marvel Snap, capito? Mi lamento su internet. Va bene, frate. Insomma. Che cosa... Grande tela, frate. Grande tela... può essere fastidiosa, è molto fastidiosa come location. Grande tela, posso dire. Toll. Thanos contro. Sperando che non ci abbia il Leech, frate. Vortice nero. Dammi qualcosa, frate. Il collector, ok. Va bene. Bello. Gambit ci sta, sai. Fare Gambit ci sta. Apocalisse, va bene. Va bene, ok. Ah, ci sta Gambit se non mi fai pescare Dracula adesso. Blade, bello. Te lo faccio, frate, dai. Te lo faccio. Te lo faccio anche al centro. Frate, Lockjaw. Vabbè, Apocalisse gli ha tolto, va bene, ci sta. Bello! Molto bella questa cosa. Ora... Ma chi mi dice di non fare una roba del genere? Scusami. Scarto due volte Apocalisse. Scarto due volte Apocalisse e mi va molto bene questa cosa. Ha voglia. Qual è il problema? Io ho paura del Leech. Però se ci pensi, alla fin fine è il Leech, ok, però io non c'ho Dracula adesso. Cioè, non mi ha fatto pescare nulla. Cagliera. Arriva Blob, mi sa. Può arrivare subito Blob. Può arrivare subitissimo Blob, fratello. È un disastro questa cosa. Ok, Morbius. Lo faccio qui, dai. Lo faccio qui e poi che cosa? E poi Swarm? Sì, ormai lo Swarm se ne voglio se lo faccio. C'ha senso, frate. C'ha senso che io mi tengo lo Swarm al turno 5. Il dinosauro, la reality. Il raft, va bene. And wave. E lì abbiamo vinto noi. Ma? Guarda due Ligarier. Guarda due Ligarier, frate. Guarda due Ligarier. Vabbè, e Apocalisse. Apocalisse dove lo facciamo? Apocalisse lo farei qui. A voglia. E se c'ha Shang? C'ha Shang è un bordello. C'ha Shang è un altro bordello. Cioè io farei l'Apocalisse qui allora. Metti che andiamo sotto Shang. Eh sì. Però se lui fa blob qui vince questa location. Ma a lui gli serve giocare qui. A lui gli serve giocare qui. Non può fare Shang blob, no? Quindi boh, frate. Esatto, via. Fuori dal cazzo. No. Rispetto. Rispetto per l'avversario. Prima di tutto, prima sopra ogni cosa il rispetto per l'avversario, capito? Però godo, frate, godo. Ma è una gioia. A chi lo dici, frate? A chi lo cazzo stai dicendo? Però, ok, non c'è un Thanos adesso. Molto bella questa cosa. Ponte traballante. Insomma, una sega. La mano non è bella. La mano non è bella. La mano è bruttissima. La mano è molto brutta, frate. La mano è bruttissima. La mano è bruttissima. Guarda che bella sta variante, frate. Guarda che è bellissima, frate. Complimenti, miei coglioni. Agente Coulson non mi interessa. Corvus sarebbe l'ideale, frate. Oppure Gambit. E gli distruggo... Gli distruggo Daredevil. Non sarebbe male come idea. Basta che non mi prendi Dracula, frate. Puoi prendere quello che vuoi. Però mi sa che Corvus è la play. Sai, Corvus è la play. No, Gambit. Non voglio che sai. Ok. Bello. Molto bello. Vabbè, mi sono cluggato però in mano. Sono full. Il problema adesso è questo. Tu giochi Dracula qui, no? Tu giochi Dracula. E... ci abbiamo Dino, frate.
Ci abbiamo Dino. Corvus sarebbe l'ideale comunque. Ok, non mi interessa questa cosa, grazie. Corvus sarebbe l'ideale perché... perché adesso tu fai così. E basta. Ok. E basta. E poi... se ci lascia Corvus la bontà di fare Odino. Bello. Molto bella questa cosa. Molto bella questa cosa. Ok, perfetto. Ora possiamo sputargli in bocca al Green Goblin. In poche parole. Oppure oppure il cazzo, frate. Oppure faccio Wong degli Sif. Insomma. Ma guarda tu come si è vinto quella location col prefix questo. Guarda tu. A me conviene fa sta roba. Che mi può prendere Dracula? Guarda. Cioè. Guarda. Cioè può prendermi di tutto Dracula, capito? Può prendermi di tutto. Però se io faccio Dino qui, Green Goblin gli va qui, Corvus scarta cose. Ha voglia. Metti che scarta anche Proxima. Sì, dai, la play è questa, frate. Dai, la play è questa. Ci voglio provare. Bello. Molto bella questa cosa. Corvus. Va bene lo Swarm. Proxima. Abbiamo vinto, frate. Abbiamo vinto. Sì. Col drop dell'Eligarier, frate. Col drop dell'Eligarier te lo sputo in bocca quel goblin maledetto di merda. E poteva mettersi veramente molto male. Sì, poteva mettersi veramente molto male questa cosa. No, fortunatamente lui ha giocato Orca, che era l'unica play che poteva avere in un mazzo del genere. Perché sicuramente c'era Galactus in qualche modo sto ragazzo. Oppure Lyot. Abbiamo preso da prima, quindi questo è importante come cosa. Non so più parlare, frate. Lo so, mi impunta la lingua. Machine World, va bene. Morbius, oh, vedi? Dammi carte che posso giocare all'interno di sti cazzo di turni iniziali. Perché sennò è un disastro. Reality. Poteva essere buona però quella location se giocava lì e avessimo il collector settato. E Clinter, va bene. Voglio Morbius. I Danos sono gli unici che, non lo so, mi intimoriscono con sto mazzo. Sai? Perché c'hanno carte veramente tanto forti e perché ci può essere bisogno di giocare carte il turno 6 magari. E magari devi fare Modok, capito? Il turno 6 in qualche modo metti che il gioco te l'ha giocata in quella maniera. Poi di lì il fratello sgragalla. Gambit. Una merda da Gambit, sai? Posso dire una merda Gambit. Io lo potrei fare, ma se mi scarta Dracula è un po' un disastro. Sai? Sì. Vogliamo provarlo ugualmente? Proviamolo ugualmente. Lockjaw, Soul. Ok, Lockjaw. Distruggilo. E che te lo dico a fare, frate? Che te lo dico a fare? Tu snappi. Tu snappi perché devi. Tu snappi perché devi. Io. E che ti faccio? Sai cosa mi servirebbe adesso? Mi servirebbe... Edisif. Che mi scarta lì Carrier. Questo sì. Sarebbe molto, molto buona questa cosa. E poi turno... turno 6 lo chiudi con Modok, la voglia. Mi giocare uno Swarm intanto. Bello. Qui godo, Qui godo. Cioè, sto ragazzo c'ha Thanos e Elena nello stesso mazzo, frate. È tossica come cosa. È veramente tossica come cosa. Molto tossica come cosa, frate. E che ti gioco io? Che ti gioco io? Se gioco Modok adesso, poi Dracula se lo può dimenticare di prendersi Apocalisse. Ma io ho bisogno di giocare carte. Facciamo così?
Facciamo così. A voglia. Ok. Va bene. Thanos a forza 20, frate. Me coglioni. La Soul, che ti prende? Allora, possiamo dire che li abbiamo vinto però sull'isola Muir? Possiamo dire questa cosa? Che mi fai pescare? Proxima. Ok. Dici Proxima. Io sto pensando a quel Super Skrull, frate. Sto pensando seriamente a quello, a quel Super Skrull, se mi può servire a qualcosa. Oppure lo puoi chiudere semplicemente con Apocalisse sinistra. Eh? Aspetta, frate. Ma io che ho giocato come ultima carta? Modok. Non mi ricordo, frate. Non mi ricordo mai questa cosa. Se ho giocato Modok, io posso fare faville, sai? Posso fare le faville. Anzi, giochiamo Miek qua. Così poi si sposta e va qui. Dai, voglio provarla sta cosa. Voglio provarla. Ok. E quindi? No, c'ha blob. No, c'ha blob, frate. No, c'ha blob, frate. Però Miek! Però Miek! Bello. Bello. Pulito. Sorbi Man, l'uomo più pelato del mondo, frate. L'uomo più pelato del mondo, ma guarda. Ma guarda cosa ha combinato. E che cazzo? Bello così, 4 cubi contro sto cazzo di Thanos con Ela in mezzo. Bella questa cosa, molto bella questa cosa. Oh. Ma come tua madre enjoyer, frate, ma che cazzo vuol dire? Non lo so, frate, non lo so. Ok. Morbius sul club infernale mi gusta. Un altro Thanos ancora, e basta, frate, ci avete rotto i coglioni un pochino. Vortice nero. Va bene, Morbius. Con calma. Il problema... No, non c'è nessunissimo problema, perché adesso noi facciamo Lady Sif su Apocalisse. Magari possiamo pensare anche di fare Lady Sif sul Vortice, sai? Potremmo pensare a questo... Kill, no, scherzavo, ho bisogno di giocare carte qui. No, potremmo giocare Dracula qui. Su Kill possiamo giocare Dracula. A voglia. E sì, dai, giochiamo Lady Sif lì. La Soul, va bene. Che mi fai pescare? Cioè, che mi fai trovare sul vortice nero? Vabbè. Poteva andare peggio. Molto peggio, poteva essere, non lo so. Galactus. Con Galactus, pure se avessi avuto Galactus io, avrei perso ugualmente, perché c'ho delle carte potentissime, lui, sai? Ora... E ora che, frate, disastro. Cioè, non mi dai nessuna carta di scarta. Ma serio? C'è Corvus, Blade, Gambit, Modok. Tutte mi ha dato il Collector. Inutile. Ok. Proxima a sto punto, frate. Che ti devo dire? Giochiamo Proxima. Oppure? Eppure niente, frate. Gioco Proxima qui e via. Modok.
Madò che inutile. Madò che inutile perché? Olè. Inutile. Dai, è l'unica cosa che posso tentare di fare, eh? È questa. Alla fin fine Dracula vincerebbe ugualmente su Kiln, anche se prendesse... non deve prendere Moloch. Oddio, con Moloch sì. Con Moloch pareggio su Kiln, sai? Facciamo così. Vabbè, gli snappo, dai. Gli snappo. Gli snappo. Cioè, lui può prendermi qualsiasi carta, ok? E io lì faccio punti su kill, ok? E sei un pochino stupido, ragazzino. Un pochino stupido, frate. Meglio così. Posso dire meglio così, grazie. E perché ha giocato Magneto lui lì? Perché? Non lo so, frate, non lo so. Alla fine ce la siamo cavata egregiamente, no? Abbiamo dato del filo da torcere, aggiungerei, a dei mazzi che sulla carta sono veramente molto più forti del mazzo del discard. E gli abbiamo anche dato il cazzo, capito? Molto importante questa cosa. Quindi, raga, provate sto mazzo e fatemi sapere, secondo voi, se è più forte o meno dello scorso.